canottaggio ha fatto il suo debutto ai Giochi Paralimpici di Pechino 2008. Questa disciplina è nota come para-rowing e fino al 2013 adaptive rowing. Questo significa che gli atleti possono praticare il canottaggio senza che la disciplina si adatti a loro. Le imbarcazioni variano in relazione alla disabilità dell'atleta. Ci sono due tipi di vogata nel canottaggio paralimpico: quella di punta, dove il canottiere usa un singolo remo, e quella di coppia, dove il canottiere usa due remi. La barca del singolo misura circa 8,2 metri di lunghezza, mentre il doppio circa 10,4 metri. Le discipline paralimpiche sono quattro: quattro con misto, doppio e singolo uomini e donne. Il quattro con, lungo circa 13,7 metri, è formato da un equipaggio composto di quattro canottieri, due di genere maschile e due di genere femminile, con un timoniere che può anche non essere disabile e che può essere donna o uomo. Questa è un'imbarcazione a vogata di punta. Gli atleti hanno capacità di movimento nelle gambe, nel tronco e o nelle braccia, e la squadra può includere un massimo di due canottieri con disabilità visiva. Nel caso partecipino atleti di questo tipo, lo starter darà un segnale sonoro per indicare che la gara è inizio, seguito simultaneamente dallo sventolio di una bandiera e dall'accensione di una luce rossa. Le imbarcazioni tipo doppio sono miste donna-uomo e riservate ad atleti che hanno solo mobilità di tronco e braccia. Il singolo è un'imbarcazione a sedile fisso per atleti che hanno pieno movimento solo di braccia e spalle. Tutte le gare si tengono sulla distanza dei 2000 metri, con un massimo di 6 barche in gara per ogni competizione. Ogni gara ha una fase di batteria, il cui numero di atleti che si qualificano direttamente per la finale dipende dal numero delle iscrizioni. Le rimanenti imbarcazioni gareggiano per i ripescaggi, che offrono una seconda chance di accedere alla finale e gareggiare per l'oro. Il para-rowing richiede forza e resistenza, spingendo gli atleti al limite del personale.